L'impegno e le attività del governo Musumeci di Leoluca Orlando e Cateno De Luca. L'intervista all'ex presidente della regione, Toto Cuffaro. Seguiamo. Il presidente Musumeci è una persona per bene, su questo non c'è discussione di merito perché è una persona per bene. Una cosa è un essere persona per bene, una cosa è essere un presidente che è riuscito ad ampio raggio a risolvere i problemi della Sicilia. Ha fatto alcune cose, ce ne sono tante altre che debbono essere fatte. Guardo per esempio la spesa comunitaria. Ci sono troppi soldi dell'Europa che aspettano ancora di essere impegnati e di essere spesi. Per dare un parere sull'ultima finanziaria, sono state annunciate 1 miliardo e 400 milioni di risorse per i siciliani. Io avevo letto quelle carte e avevo capito che di quel 1 miliardo e 400 milioni non ci sarebbe stata la possibilità di impegnare una sola lira, perché erano risorse cartacee piuttosto che risorse vere. Purtroppo credo che questo ormai sia conoscente a tutti, è la realtà. Quella finanziaria è rimasta lì sulla carta, non ci sono state possibilità di vedere quelle risorse nelle attività produttive, negli artigianati, nell'agricoltura, dovunque in qualche modo si pensava dovesse esserci. Ci sono ancora le risorse comunitarie che invece devono essere spese e possono essere spese. Se le faccio il nome di Leoluca Orlando. Ma Leoluca Orlando credo che sia stato un sindaco importante per la città di Palermo. In momenti difficili, momenti in cui la città era conosciuta nel mondo per fatti di mafia, per fatti di delinquenza, le cose che conosciamo, credo che Leoluca Orlando abbia fatto la sua parte, abbia dato a questa città un volto spendibile e sia stato capace, soprattutto nella prima legislatura, di imporre scelte e soprattutto di dare al mondo una visibilità della città di Palermo che aveva voglia di cambiare, che stava cambiando e che non era certamente tutto mafia, quello che c'era. E Catello De Luca. Cateno De Luca è un istrione, è uno che come la pensa la fa, che devo dire su alcuni temi pone il problema giusto, però poi probabilmente la soluzione che tenta di dare non è esattamente quella istituzionale, vorrei dire, è giusto porre il problema che ha posto nei confronti del Ministro degli Interni, è sbagliato la soluzione che trova aprendo un conflitto col Ministro degli Interni verbale o peggio ancora. Quindi è un pezzo di classe dirigente che se si fermasse a riflettere per ritrovare la soluzione dei problemi che pone, probabilmente farebbe di gran lunga meglio di come fa.